Grazie Presidente, questo emendamento va a modificare, come ha anticipato la consigliera Celli, la struttura, eliminando alcune parti che in parte sono già inserite all'interno della delibera citata di Giunta, la 163 del 2017, in parte anche noi come Commissione vorremmo approfondire proprio in Commissione trattando il tema del frazionamento alloggi. Perché crediamo di dover dare poi casomai delle indicazioni, no? Ancora più stringenti rispetto alla materia. Quindi è rimasta la parte relativa al cambio alloggi, che è la parte approfondita durante la Commissione, sulla quale tutti noi, maggioranza e opposizione, ci siamo perfettamente trovati d'accordo, ovvero la necessità di aumentare l'aliquota del cambio alloggi. Per questo motivo il Movimento 5 Stelle a questo emendamento voterà favorevolmente.